una serata all'insegna della solidarietà, quella organizzata da Divieto di Noia. Prevenzione, un'amica per la vita. Una serata al MoMA nella Galleria Auchan con la musica nel cuore e nella mente, con le note di Orazio Lapiana. Non c'è che dire, ogni volta che chiediamo la collaborazione delle persone che ci conoscono e i soci della nostra associazione, specialmente in queste serate, sono veramente splendidi, partecipano sempre. Siamo molto soddisfatti anche proprio dell'iniziativa Prevenzione un'amica per la vita, che è iniziata già 15 giorni fa con la serata del 26 ottobre, dove abbiamo presentato i medici che spiegavano appunto l'importanza della prevenzione. Anche lì è un gran pienone e io sono molto orgogliosa dei nostri concittadini, perché dimostrano ogni volta che ci tengono moltissimo a questi argomenti, anche perché vengono toccati purtroppo in tanti. La nostra associazione ha pensato di fare un altro gruppo, un gruppo di donne che hanno attraversato purtroppo il brutto male e ne sono uscite fuori e hanno voluto partecipare con noi ad organizzare questi eventi, ma anche a realizzare un video mettendoci veramente la faccia, perché non tutte hanno piacere di farlo sapere, ma proprio per aiutare le altre donne. Divieto di noia è vero che serve per non annoiarsi, ma si può fare del bene anche in allegria e io ne sono veramente orgogliosa. La fondazione, che ha da poco compiuto 30 anni, ha raccolto in questi 30 anni fondi in Piemonte per la costruzione dell'Istituto di Candiolo. Tutto quello che vedete, l'Istituto di Candiolo, è il frutto del lavoro e della costanza dei piemontesi che ci hanno sempre seguito, che sono sempre stati vicino. La ricerca è importantissima, l'Istituto di Candiolo è nato proprio per quello, per trasferire il più in fretta possibile i risultati della ricerca dal bancone del ricercatore al letto del malato. Sono qui stasera per partecipare a questa bellissima serata organizzata dall'associazione Divieto di Noia per Candiolo. È un momento importante perché ha coinvolto tante le donne, sia nel convegno di qualche settimana fa che nella cena di questa sera, per una realtà piemontese che cura e fa ricerca sul cancro. La prevenzione è importante perché occorre che le donne abbiano cura di loro e periodicamente si scrivano in agenda la data quando fare degli esami. Questo salva la vita, non c'è niente da fare, si fa solo così. Noi lo facciamo davanti a tutti, effettivamente sì, facciamo prevenzione e solidarietà proprio davanti a tutti, alla luce del sole.